quindi si nasce è una specie di ritornello che in maniera spocchiosa, orgogliosa, quasi esageratamente, come dire, folcloristica, pigliatela così. Tanti siciliani si ostinano a mettere avanti, come a dire, per fortuna sono siciliano perché così ho il cibo più buono del mondo, cannoli, cassate e così via, per fortuna vivo nella terra dove c'è il clima più bello, per fortuna vivo nella terra dove ci sono le più grandi opere d'arte, un paradiso terrestre e così via, gli altri non ci possono capire, gli altri non capiranno mai, noi siamo metro e misura di tutto, noi tutto ciò che accade qui a casa nostra è importante, tutto ciò che c'è il meglio del peggio e il peggio del meglio, no? Siamo esagerati in tutto e per tutto. Quindi la Sicilia si nasce siciliana, un privilegio nascere siciliano, no? Poi sottovoce, dopo la mezz'oretta di tutte queste autoglorificazioni e di auto, come dire, glorificazioni, per l'appunto, poi sottovoce, certo c'è la mafia, certo c'è la corruzione, certo, però è sottovoce, ce lo si dice come una questione residuale, perché devono prevalere i cannoni, deve prevalere la cassata, deve prevalere il clima buono, le bellezze architettoniche, certo c'è la mafia, vabbè. E andando avanti, in tanti, con questo ritornello che non smette mai, e vabbè, ma tanto è un qualcosa che abbiamo nelle vene, è qualcosa che abbiamo nel DNA, come se tagliandoci le vene nella nostra doppia elica, no? C'è il gene con la M, con la coppolina e con la lupara, e quindi come dire, siamo condannati ad un destino ineluttabile. I cannoli, la cassata e la mafia. La Valle dei Templi, Taormina e Cefalù e la corruzione. È tutto quello che ne viene appresso. Quindi Sicilia si nasce, tutto il resto del mondo non può capire. Anzi, pretendo, batte i pugni. Se siamo sottosviluppati, se non abbiamo uno sviluppo pienamente compiuto, è colpa dello Stato centrale che non ci dà i fondi giusti. Non è che arrivano le vagonate di finanziamenti, sono sempre arrivati. No, è colpa di altri che non ci capiscono. Non è colpa di alcuni di noi che gestiscono male. Se c'è un problema è colpa degli altri che hanno causato il problema. Se c'è un'opportunità, no, ce la teniamo tutta per noi, ci riguarda soltanto. Quindi a un certo punto la riflessione è venuta automatica. Per fortuna, ho detto, siciliani non si nasce soltanto. Per fortuna, se ci sono così tanti siciliani che decidono di diventare siciliani, però guardate, non è una questione geografica, non è una questione di carta d'identità, non è una questione di assumere la residenza o di prendere il domicilio, va oltre la carta d'identità. Se ci sono tante persone che da sempre si sono tornate alla mia terra, alla nostra terra, la terra di Sicilia, intendendola come qualcosa che va oltre il confine dei tre angoli, e penso alle centinaia di vittime di mafia che si sono donate dal generale dalla chiesa fino ad arrivare a Rostagno e così via, sono donate alla mia gente, al mio popolo. Poi noi siamo tre popoli, abbiamo tre, non siamo solo sicuri, cioè i messicani, gli elimi più tanti altri in mezzo. Ci sono tanti italiani e non soltanto italiani che sono donati per la nostra terra e hanno scelto la Sicilia come una dimensione di impegno, non come una dimensione geografica. Io credo poco all'idea di confine, credo poco all'idea del territorio inteso come segno su una carta geografica. Diciamocelo, cosa differenzia in fin dei conti un siciliano da un calabrese? Cosa differenzia? Qual è la differenza sostanziale? Ci sono calabresi in salvo. Ci sono calabresi in salvo. E noi ci scherziamo dicendo che la Calabria è il posto più bello al mondo, perché come si vede la Sicilia dalla Calabria. Qual è la differenza sostanziale? Se il contesto generale è i valori nei quali ci riconosciamo sono i valori dell'umanità. O no?